abbiamo un piccolissimo problema tecnico che stiamo risolvendo, quindi non preoccupatevi se vedrete passare tecnici sul palco, ma intanto cominciamo perché il pomeriggio sarà ricco di interventi, quindi possiamo subito entrare nel merito della giornata. Come tutti sapete, siamo qui per dedicare questo pomeriggio ad Antonio Gramsci, a cui il Comune di Cinisello Balsamo ha deciso di dedicare il 25 aprile di quest'anno. Lo scorso 27 aprile è ricorso l'80esimo della morte del grande intellettuale politico comunista italiano, e quindi un'ottima ragione per non solo commemorare ma indagare, rinnovare quello che è stato il messaggio politico e culturale di questo grande intellettuale, appunto, e militante politico del Novecento. Io non la faccio lunga perché davvero i contenuti e gli interventi di questo pomeriggio saranno numerosi, ma prima di cedere la parola per i saluti istituzionali faccio alcuni ringraziamenti e vi do alcune indicazioni. Prima di tutto, come forse avrete già notato, nel foyer dell'auditorium potete trovare il lavoro curato dal Centro Documentazione Storica e dall'ANPI. Alla fine del convegno potrete trovare il lavoro curato dal Centro Documentazione Storica e dall'ANPI sulla presenza di Antonio Gramsci a Cinisello, su cui poi durante il nostro pomeriggio ci soffermeremo. Potete trovare l'ultimo libro di Angelo Dorsi, che è qui con noi, Gramsci, una nuova biografia, grazie alla collaborazione e al supporto del Mondadori Bookstore di Cinisello Balsamo, e potete trovare in giro per il Pertini, all'ingresso del Pertini, sempre nel foyer, le sempre utili e ottime bibliografie curate dalla nostra biblioteca. Quindi oltre al convegno potete proseguire insomma lo studio, l'approfondimento di Gramsci anche in autonomia con gli strumenti che sono messi a disposizione. Ringrazio anche tutti i soggetti che hanno contribuito a promuovere questo pomeriggio. Il Centro Documentazione Storica, che come sempre ha curato il coordinamento e la progettazione culturale della giornata, l'Associazione Lapsus, che interverrà durante il convegno, il Circolo Amis Emilio Lussu, che da anni è attivo nella nostra città nella promozione culturale e che tutti conosciamo molto bene, il Mondadori Bookstore, che ho già citato e che ci ha permesso di avere qui i libri, e saluto e ringrazio per la presenza in sala il Vice Sindaco Luca Ghezzi, l'Assessore alla Scuola Letizia Villa, il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ronchi e il Maresciallo dei Carabinieri Aiello. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma che vada, recupererò. Calma ragazzi, calma. Spero di non aver dimenticato nessuno, altrimenti recupereremo. Detto questo, cederei appunto, come detto, la parola all'assessore Andrea Catania, assessore della cultura Andrea Catania, per i primi saluti istituzionali. Grazie. Sì, un ringraziamento e soprattutto la soddisfazione per una presenza così numerosa. Diciamo che non era scontata quando ci siamo dati un po' l'obiettivo di organizzare questo convegno insieme al Centro di Documentazione Storica e ad altre realtà coinvolte, il dubbio che un momento di questo tipo, per quanto dovuto, per quanto profondo, un momento di riflessione, potesse essere anche in un weekend di ponte come questo un po' critico rispetto alla risposta della città, ma devo dire che questa presenza così numerosa ci fa dire innanzitutto che abbiamo colto nel segno. E devo dire che abbiamo colto anche nel segno, perché quando abbiamo riflettuto rispetto all'organizzazione di questo momento, è una riflessione che è nata anche con l'idea di ricordare non soltanto una figura che tanto ha contribuito alla storia politica, culturale e anche alla costruzione del pensiero storico e filosofico di questo paese, ma anche una figura il cui pensiero e il cui contributo come militante alla vita del Partito Comunista è indirettamente anche in parte la storia di questa città, dove il Partito Comunista ha governato per tanto tempo e tanto ha contribuito alla crescita politica e sociale della città. Da questo punto di vista il ringraziamento vorrei allargarli anche a Franco Cazzaniga, presidente della Fondazione Quercioli. Devo dire che questo convegno è nato anche da una chiacchierata avuta con lui quando la Fondazione Quercioli ci ha un po' stimolato rispetto all'organizzazione di un momento di ricordo di questo tipo. La Fondazione patrocina questo convegno e ci ha anche supportato tramite una serie di contributi documentari rispetto alla ricerca che poi è stata proposta, rispetto, che su cui poi spenderemo alcune parole in più, rispetto al legame tra la figura di Antonio Gramsci
e quella della città di Cinisello Balsamo. Ringrazio anche il giornale La Città, che è media partner di questo evento e che ci ha supportato nell'organizzazione e nella comunicazione rispetto a questa iniziativa, e ringrazio anche poi per il supporto anche personale Nunzio Sonno, in particolare Giuseppe Cichello, per aver messo a disposizione la composizione di Felice Fiorini con le dediche firmate dei figli di Gramsci, Giuliano ed Elio, in occasione di una loro visita a Cinisello Balsamo nel 77, che potete vedere oggi esposta. Quindi questi ringraziamenti personali anche per darvi un po' l'idea del numero di persone che sono state coinvolte. La scelta di organizzare questo convegno in realtà nasce con la scelta di dedicare i festeggiamenti per il 25 aprile di quest'anno, per la festa di liberazione nazionale, proprio alla figura di Gramsci. Già durante le celebrazioni, già durante il corteo istituzionale, abbiamo avuto modo di, all'interno degli interventi istituzionali, di ricordare questa figura. Ci sembrava d'obbligo organizzare anche un momento di approfondimento di questo tipo, che non fosse semplicemente un momento celebrativo, ma fosse anche un momento di riflessione. Rispetto all'attualità, nelle attività che portiamo avanti con l'amministrazione comunale, nelle attività che porta avanti il nostro centro di documentazione storica, cerchiamo sempre di unire questi obiettivi: da una parte la costruzione di una dimensione locale rispetto all'evoluzione della storia, dall'altra parte il collegamento con la storia presente, con quello che oggi noi siamo, con la consapevolezza che in realtà la storia è un tutt'uno, la storia locale, la storia di coloro che hanno fatto grande e hanno fatto crescere la nostra città, la nostra comunità locale, si intreccia indissolubilmente con la storia nazionale. E ovviamente il ricordo di una figura come quella di Gramsci era, da questo punto di vista, un momento di riflessione importante. D'altronde abbiamo anche chiamato questo convegno, l'abbiamo dedicato a Gramsci, intellettuale militante nella crisi di tra due epoche, e da questo punto di vista ovviamente le due epoche a cui facciamo riferimento sono sia quelle del passaggio storico che ha vissuto Gramsci. Ci piace pensare in realtà che oggi stiamo passando un nuovo passaggio di crisi tra due epoche. Sappiamo da dove veniamo, sappiamo qual è stata la storia del nostro paese, la storia mondiale, la storia europea fino ad oggi, probabilmente non sappiamo ancora dove stiamo andando. E in questa crisi tra due epoche, in questo momento un po' di confusione politica, culturale e sociale, spesso e volentieri crescono quelli che sono poi i semi, le radici che rischiano di mettere anche in dubbio quello che è il sentimento democratico, le fondamenta democratiche del paese. Di più, Gramsci sicuramente può essere ricordato per numerosi contributi all'analisi storica, all'analisi sociale, all'analisi culturale, ma vorrei citare una sua frase che abbiamo scelto per introdurre la bibliografia che trovate tra il materiale che ha messo a disposizione, e che ovviamente elenca i testi che sono disponibili all'interno del circuito bibliotecario della nostra biblioteca. La frase è la seguente: la cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, presa di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri. Cito questa frase tra le tante sicuramente complesse e stimolanti che Gramsci in qualche modo ha scritto, perché se un messaggio forse in qualche modo dal pensiero gramsciano oggi è ancora fortemente attuale, è il messaggio legato all'importanza della cultura personale come elemento di liberazione. Cultura personale come capacità di leggere la realtà in maniera critica, dove la critica non vuol dire in maniera in qualche modo demonizzante, ma critica nel senso di capacità di comprendere, capacità di porsi delle domande, capacità di non fermarsi a quelle che sono le informazioni che in qualche modo ci vengono veicolate in maniera tradizionale. Ecco, se forse oggi un elemento degli insegnamenti di Gramsci va recuperato, è sicuramente questo aspetto, la capacità oggi sia della politica innanzitutto, sia poi dei corpi intermedi, delle associazioni di rappresentanza, ma anche poi dei cittadini nella loro attività di impegno civico, la capacità in qualche modo di non fermarci tra virgolette a un'analisi superficiale della realtà, ma grazie alla cultura in qualche modo cercare di comprenderla, cercare di analizzarla e cercare in qualche modo di non fermarci a quelli che possono essere anche messaggi a volte in qualche modo accattivanti, ma semplicistici e banali rispetto a quelle che sono le risposte ai grandi quesiti del mondo contemporaneo. Quindi mi fermo qui, un ringraziamento a tutti gli altri soggetti che sono stati già citati e un ringraziamento soprattutto a voi che in qualche modo con la vostra presenza indicate che l'organizzazione di questo momento, di questa occasione di riflessione,
opportunità di stimolo, non solo rispetto a quello che è stato, ma anche rispetto a dove stiamo andando. Grazie e buon proseguimento. Bene, intanto grazie per la nutritissima partecipazione di oggi, quindi vuol dire che in qualche modo abbiamo centrato il tema del 25 aprile e l'argomento, quindi è un argomento che desta interesse, ma non solo interesse, posso dire anche coinvolgimento e partecipazione. Ha detto tanto Andrea, io vorrei solo aggiungere alcune cose. La nostra piazza, lo sapete tutti, la nostra piazza principale, che ha avuto le sue vicissitudini e le sue trasformazioni, è intitolata ad Antonio Gramsci. A intitolarla Antonio a Gramsci fu Carlo Meani, subito dopo nel 1946, primo sindaco cinisellese, comunista perseguitato. Un po' in tutte le città che hanno avuto una storia di resistenza importante c'è il ricordo di Gramsci, ma noi l'abbiamo fatto subito con un sindaco che abbiamo ricordato e richiamato alla memoria della nostra città e all'attenzione di questa città l'anno scorso, dedicandogli una via qui vicino, in centro, perché ci sembrava giusto ricordare questa figura che ha avuto tanta importanza in quel periodo e poi in qualche modo ha avuto invece un ruolo più distaccato, ma è stato Carlo Meani a intitolare la piazza ad Antonio Gramsci, l'ha voluta anche con una discussione importante. C'è poi l'altro opera d'arte, monumento di Fiorini alla Villa Rachele, che è stato inaugurato io me lo ricordo perché facevo, credo, la prima liceo, quindi sarà stato il 78, il 79, e l'hanno inaugurato a Villa Rachele, e qualcuno di voi se lo ricorda, dove c'era la sezione Buttiglione. La sezione Buttiglione era, nei miei ricordi di ragazzotta, non era, era una sezione di quelle lì un po' periferiche, non erano le sezioni centrali, c'erano queste sezioni messe un po', quella alla Crocetta, la Buttiglione, che insomma non venivano sempre aggiunte, però la sezione Buttiglione aveva deciso di contribuire alla realizzazione di questo monumento che in realtà c'è ancora, se voi lo vedete c'è ancora. Io non so adesso quanti cittadini di Villa Rachele, soprattutto quelli nuovi, perché lì c'è stato un insediamento nuovo, sappiano che cos'è quel monumento. Quel monumento è un monumento con varie intitolazioni, però dedicato ai partigiani, e c'è anche una pietra che è dedicata, con un'incisione dedicata a Gramsci. Io di quel monumento me lo ricordo bene, perché lo so, e tutte le volte che lo vedo cioè mi do in automatico la spiegazione. In realtà, siccome lì c'è un nuovo insediamento e sono cambiati tanti cittadini, forse proprio per questo rapporto tra la città e la storia sarebbe davvero, come dire, il caso, siccome noi li vediamo il 2 di maggio questi cittadini, di spiegargli anche il senso della presenza di questo monumento, che fa parte davvero della storia della nostra città. Noi negli anni abbiamo sempre cercato di mantenere, ma l'abbiamo fatto anche l'altro giorno patrocinando un evento su Don Battista Testa, abbiamo sempre cercato di collegare quelli che sono stati gli eventi importanti della nostra storia con una ricaduta locale, perché questo non solo fa comunità, fa precisione storica e fa anche, come dire, senso di appartenenza vero. Noi abbiamo la fortuna e l'abbiamo scelto con forza di avere un centro di documentazione storica, perché questo il senso di fare in modo che anche i singoli comuni sappiano recuperare quello che è il filone del loro passato, per sapere in realtà dove andranno, ed è proprio una scelta, come dire, è stata una volontà politica. Allora, ricordare oggi Gramsci, 80 anni dalla sua morte, noi gli abbiamo dedicato il 25 aprile, le frasi lette durante il corteo, per la forza che hanno avuto, danno di per sé il senso di ricordare la figura di Antonio Gramsci. Io dico solo una cosa, quello era il momento, è stato il periodo in cui i politici erano intellettuali, studiosi, osservatori attenti della realtà, erano coloro che facevano il pensiero.
erano quelli per cui la notte di Natale, con al freddo e al gelo, una sparuta compagine di cinisellesi, anche clandestini, ascoltavano con attenzione, con passione, con coinvolgimento le parole di un uomo politico. Non è più così, lo sappiamo che non è più così, è evidente, è assolutamente evidente. Forse, insomma, magari gli uomini politici non hanno tempo di informarsi, di studiare, di conoscere, ma io credo che davvero sia doveroso avere una conoscenza. Non si è tuttologi, però in qualche modo cercare di capire quelle che sono le realtà che ti circondano e conoscere almeno pezzi di quelle che riguarda il tuo mandato, le tue capacità, penso che dovrebbe essere doveroso. Ci hanno la resistenza, la lotta partigiana, la democrazia ce l'hanno consegnata uomini politici di uno spessore intellettuale incredibile, incredibile. Bene, e siccome la dimostrazione è che quei valori, quelle idee erano forti perché erano state costruite da persone con un grandissimo cervello, una grandissima intelligenza, una grandissima cultura, beh, io credo che ripercorrere il pensiero di uomini così importanti serve un po' a tutti da monito per dire: ogni tanto cerchiamo di non essere banali, superficiali, liquidatori. Stacchiamoci un attimo dagli slogan e mettiamoci in testa, una volta per tutte, come diceva anche Gramsci, che bisogna sapere, uno, ascoltare veramente, due, leggere la complessità di quelle che sono le trasformazioni e gli avvenimenti storici. Ogni momento è complesso, banalizzarlo e ridurlo a uno slogan non aiuta nessuno e soprattutto non aiuta, non aiuta la società a cambiare e a trasformarsi in meglio. Quindi davvero un ringraziamento a tutti e ancora un riconoscimento importante ad Antonio Gramsci per quello che ha passato, quello che ha sofferto, per le persecuzioni che ha subito, ma per la grande eredità che ci ha dato. Grazie Andrea e Siria. Prima di entrare nel merito di questo convegno, con gli interventi tematici che caratterizzeranno il pomeriggio, mi ero dimenticato in effetti di un ringraziamento che a questo punto diventa ancora più sentito agli amici del Bretigne di Villa Ghirlanda, che ormai sono la spina dorsale di molti degli eventi che vengono realizzati nel nostro comune e che rendono possibili con il loro impegno davvero tante delle attività che vengono svolte. E andiamo invece appunto a focalizzarci nel Natale del 1925. Parrebbe che Gramsci si trovasse nella nostra città, o meglio a Cinisello, perché ancora non erano città unica, e dalla collaborazione dal Centro Documentazione Storica e dell'ANPI di Cinisello Balsamo è nata questa nuova ricerca. Questa relazione tra il CDS e l'ANPI è una relazione che ormai dura da diverso tempo ed è una relazione che sta producendo davvero delle ricerche importanti per la storia del nostro territorio. Basti pensare, come è stato fatto riferimento poco fa, all'anno scorso, quando la figura di Carlo Meani è stata finalmente ricostruita, celebrata e appunto valorizzata per quello che doveva essere. La parola quindi a Gabriella Milanese, che ci spiegherà come e perché Antonio Gramsci è passato da Cinisello Balsamo. Grazie. Questo intervento è a nome dell'ANPI e del Centro Documentazione Storica del Comune. Delle ricerche che abbiamo fatto insieme hanno già parlato. Voglio solo aggiungere che questa collaborazione continua perché abbiamo in previsione un lavoro su uno dei nostri partigiani, Gaetano Latino, scomparso lo scorso anno, che verrà ricordato nel mese di ottobre. Per le fonti alle quali ci siamo riferiti in questa ricerca su Gramsci, dobbiamo ringraziare Franco Cazzaniga della Fondazione Corcioli, che ha contribuito ad individuarle, e la Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni, che ha messo a disposizione il suo archivio.
la presenza del Centro Documentazione Storica dell'ANPI a questo convegno, a cui partecipano così illustri relatori, è circoscritta al racconto del legame che unisce la nostra città ad Antonio Gramsci. Questo legame parte dalla presenza di Gramsci a Cinisello e a Balsamo nel lontano 1925, attraversa alcuni luoghi del nostro territorio e approda fino a noi grazie al racconto di alcuni testimoni. La prima domanda che sorge immediata è: cosa faceva Gramsci la notte di Natale del 1925 in una località tutto sommato insignificante, quale era certamente allora Cinisello, piccolo borgo di operai e di contadini? Diciamo pure che quella presenza fu in parte casuale. Dopo l'interruzione di una precedente riunione clandestina nel parco delle Groane per l'arrivo di due carabinieri, un cascinotto, così si chiamava, un cascinotto in prossimità della Breda Aeronautica, disperso nella campagna coperta di neve, poteva apparire un riparo abbastanza protetto, in grado di accogliere il congresso della Federazione Provinciale del Partito Comunista d'Italia in vista del congresso nazionale che si sarebbe tenuto a Lione nel gennaio del 1926. Diciamo però che la scelta fu solo in parte casuale, perché occorreva certamente reperire un luogo presumibilmente sicuro e individuare in un giorno, il 25 dicembre appunto, insospettabile, ma garantire anche la presenza di militanti che assicurassero la vigilanza contro le sempre possibili incursioni di squadre fasciste. E in questo territorio quei militanti erano numerosi, nonostante che in entrambi i nostri comuni, perché allora Balsamo e Cinisello erano divisi, i fascisti avessero nel 1923 preso il controllo delle due amministrazioni comunali con l'appoggio del Partito Popolare e non fossero mancati episodi di violenza e sopraffazione nei confronti delle cooperative rosse e dei militanti dei partiti socialista e comunista. E infatti il convegno di Cinisello si sarebbe concluso, secondo il racconto del comunista Enrico Bigatti, con una fuga per l'arrivo di qualche guardia o fascista locale. Gramsci fu poi ospitato per 3 giorni a Balsamo, nella corte del Louise in via Martinelli, dallo stesso Bigatti e accudito con una certa perplessità, dato il suo aspetto alquanto inconsueto, dalla madre di lui. Sono state raccolte parecchie testimonianze su quel congresso clandestino. In particolare Giuseppe Alberganti, in un articolo scritto anni dopo, parlando di Gramsci, scriveva: ce l'ho ancora negli occhi, in quel suo atteggiamento caratteristico. Parlava tenendo un piede appoggiato sopra una piccola sedia, con quella sua capigliatura foltissima, gli occhi incredibilmente espressivi dietro le lenti, tutta una energia spirituale meravigliosa e inflessibile. Parlò a lungo, mentre parlava fumava una sigaretta dietro l'altra, ma non arrivava al mozzicone. Tirava qualche boccata e poi, con un movimento incessante delle dita magre, rigirava, tormentava, logorava la sigaretta spenta, fino a disfarla. Nel corso di quel congresso si scontrarono l'ala centrista guidata da Gramsci, che aveva scelto di essere presente personalmente, data l'importanza che si riconosceva a questo territorio, e quella di sinistra costituita dai seguaci di Amadeo Bordiga. La piccola pubblicazione che accompagna questo convegno e che potrete ritirare al termine dà conto delle posizioni di entrambi gli schieramenti, così come risulta dal racconto di alcuni dei presenti. In questa sede ci sembra utile sintetizzare unicamente la posizione di Gramsci, il quale sosteneva che in quella fase storica era necessario lottare per la conquista delle libertà democratiche soppresse dalla dittatura attraverso l'alleanza delle masse lavoratrici e dei loro partiti. Questa alleanza con le altre componenti antifasciste della società,
per la quale Gramsci si era molto impegnato, coinvolgendo soprattutto i giovani, poté concretizzarsi solamente quasi 20 anni dopo e per un breve periodo, nella lotta di liberazione contro l'occupazione nazifascista. Nel frattempo Gramsci aveva dovuto affrontare il carcere, la malattia e la morte in solitudine e lontano dagli affetti. Non avrebbe più rivisto i genitori, la moglie e il figlio Delio, né mai conosciuto il figlio Giuliano. Questo nostro ricordo cade a soli 2 giorni dalla ricorrenza della sua scomparsa, avvenuta 80 anni fa, il 27 aprile 1937. Seguiamo ora Gramsci negli altri luoghi della nostra città. Quando Cinisello Balsamo, nel settembre 1946, la giunta del CLN, guidata da Carlo Meani, decise di intitolare ad Antonio Gramsci la più importante piazza cittadina, forse anche rammentando la sua presenza al convegno del 1925, non tutti furono d'accordo. In una fase in cui alla toponomastica di ispirazione mussoliniana si andavano sostituendo nomi e simboli antifascisti, si sarebbe preferito un nome più inclusivo. Quello del segretario del Partito Comunista d'Italia sembrava, appunto, troppo legato ad un partito. Si possono comprendere quelle obiezioni in quanto ci si trovava in un momento in cui si cercava di superare le divisioni che avevano contrapposto una parte d'Italia all'altra. E tuttavia, nonostante le apparenze, quello di Gramsci era un nome inclusivo, non solo perché già da quel lontano congresso del 25 aveva sostenuto la necessità di coinvolgere anche gli altri gruppi politici che si opponevano al fascismo nella lotta contro la dittatura, ma anche e soprattutto perché proprio nel suo dichiararsi uomo di parte, chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare, egli sosteneva, Gramsci richiamava ognuno al suo ruolo di fronte alla storia, alla sua responsabilità di uomo di fronte agli altri uomini, al dovere di opporsi alle forze negative e di non subirle passivamente. Nel 1946 era molto chiaro a quelli che non avevano chinato la testa e che avevano pagato di persona, con il carcere e il confino, come nel caso di Carlo Meani, che abbiamo ricordato lo scorso anno e a cui abbiamo dedicato una via, che essere inclusivi non significava accettare le posizioni di tutti, che essere fascisti e antifascisti non era la stessa cosa e che Antonio Gramsci, pur ricercando il contributo di tutti coloro che si opponevano alla dittatura, non aveva però mai abdicato alle sue convinzioni, per le quali, e lo scriveva dopo l'arresto e quindi le sue non erano affatto affermazioni retoriche, era disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. A distanza di 70 anni noi troviamo quella intitolazione, che allora non fu accettata da tutti, lungimirante, quasi un impegno per il futuro, al fine di porre al centro della vita cittadina l'esempio di un uomo che ai vizi ricorrenti di troppi italiani, l'indifferenza, l'opportunismo, la sorda acquiescenza al potere, aveva opposto la forza delle sue convinzioni e il rigore della coscienza. Quella scelta anticipò quella di tante altre amministrazioni comunali che a lui hanno poi dedicato vie, piazze e giardini. Pare che le intitolazioni siano più di 2600, meno di quelle a Matteotti o Garibaldi, ma certamente in numero notevole. Certo il rischio di trasformare Gramsci in un santino da invocare alla bisogna è forte, ma forse ciò che lo salva è il fatto che viene tuttora percepito non solo come un classico del Novecento, ma soprattutto come un pensatore attuale. I suoi scritti, tradotti in più di 40 lingue, sono oggetti di studio e di approfondimento. E molti giovani trovano nelle sue frasi così potenti e incisive un riferimento per le loro scelte di vita. Ecco, Gramsci è vivo, verrebbe da dire,
proprio come lo scultore Felice Fiorini ha inciso su una delle pietre che costituiscono il monumento dedicato ai partigiani nei giardini pubblici di Via Giovagnoli. L'opera fu inaugurata nel 1978 e probabilmente era stata ispirata dall'incontro che Fiorini aveva avuto un anno prima con i figli di Gramsci, Delio e Giuliano. Di quell'incontro esiste anche una composizione che lo stesso Fiorini aveva creato e che raccoglie due immagini di Gramsci e le firme dei suoi due figli. La composizione di proprietà di Giuseppe Cicchello, che ringraziamo per averla messa a disposizione, sarà visibile all'uscita. Siamo perciò orgogliosi del fatto che la nostra città porti nelle sue targhe e nelle sue pietre il ricordo di questo sardo, e la Sardegna è una presenza così viva e forte a Cinisello Balsamo. E siamo certi che il convegno di oggi ci aiuterà a conoscere meglio il pensiero di questo grande uomo politico e intellettuale, e magari indurrà qualcuno di noi a riflettere e riconsiderare il suo impegno di cittadino. E vorrei concludere in qualità di rappresentante dell'ANPI e a pochi giorni dalle celebrazioni per la festa della liberazione, con le parole di quel grande scrittore ed intellettuale che fu Italo Calvino, il quale, come tanti giovani suoi coetanei e come aveva fatto tanti anni prima Antonio Gramsci, aveva scelto la sua parte e per essa aveva combattuto. Calvino scriveva: qui si è nel giusto, là nello sbagliato, qua si risolve qualcosa, là si ribadisce la catena. C'è che noi nella storia siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pure uguale a loro. Tutto servirà, se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi.